Di nuovo insieme nelle nostre foreste, quelle che rappresentano il Casentino e quelle che noi vogliamo anche farvi conoscere al meglio. Siamo nella zona del Cancellino, ma niente di difficile oggi. Voglio portarvi a fare un percorso che più che altro è il Sentiero Natura. Il Sentiero Natura che viene proposto è un sentiero facilissimo perché è un sentiero che è in pratica con una guida naturale, con tanti picchetti che ci sono dei luoghi di sosta. In questi luoghi di sosta vogliamo spiegarvi che cosa troviamo, quali sono le specie arboree, oppure anche naturalmente il significato di quel tipo di ambiente. Ma non lo facciamo qui nella zona sopra Badia Prataglia, ci spostiamo. Andremo a Camaldoli, luogo naturalmente importante per le foreste casentinesi, luogo che ha visto rinascere proprio il nostro patrimonio forestale ed è rappresentativo in tutto il mondo attraverso l'abete bianco e attraverso proprio anche la storia dei monaci camaldolesi. Quindi faremo questo percorso natura. Perché? Perché è un percorso facile. Spesse volte decidiamo di andare in un luogo magari a pranzo e c'è un momento di fermo, vogliamo prima magari dal pranzo oppure anche dopo, possiamo fare questo sentiero natura. È dedicato un po' a tutte le famiglie perché è anche un sentiero educativo per i bambini e così potranno conoscere ma anche giocare un po' alla scoperta di tutto quello che è l'ambiente, ma è anche un percorso per esempio dedicato alle persone che non sono più giovanissime, che non sono allenate a fare dei percorsi di trekking. Ecco, questo tipo di percorso che faremo, che è 1,8 km, è sicuramente adatto a loro. In più Camaldoli, forse nella zona estiva, è frequentatissimo. Nella zona, nel periodo autunnale e invernale, a parte che ci sia la neve, magari non ci andiamo. Invece potrebbe essere l'occasione per una sosta di tipo gastronomico e nello stesso tempo proprio un percorso facile. Un piccolo anello che parte dal centro informazione e ritorna in questo caso proprio nella piazzola del centro informazione, passando davanti naturalmente al monastero dei Camaldolesi e magari anche alla farmacia che racconta altre storie. Questa è la prima parte. La seconda parte invece vi portiamo insieme ad Antonio Volpe. Antonio Volpe è un profondo conoscitore invece del suo territorio, che è verso Prato Vecchio, Lonnano, e lì ha degli amici che hanno un bellissimo castagneto, ma questo castagneto, che è un castagneto storico, le famose selve in questo caso, sono vissute in un momento di festa. È una festa di tipo di amicizia paesana, perché oggi i paesi erano piccoli e quindi si conoscevano tutti quanti, è un'amicizia anche legata tra l'altro anche a un compleanno. Ma veramente è l'idea di conoscere il castagneto di un tempo con i racconti di Mara, che ci racconta veramente come vivevano in questi luoghi e come naturalmente le giovani bambine, le giovani ragazze poi crescevano in fin dei conti tra quello che era la natura che dava ma anche il lavoro proprio manuale, ed è veramente una bellissima riscoperta con una polenta che poi viene fatta proprio in mezzo a questi prati. Allora prima andiamo a Camaldoli con il Sentiero Natura e poi ci ritroveremo sempre naturalmente su questo canale direttamente con un percorso che ci porta nella zona di Lonnano per questa valle che si chiama Val di Pereta. Giornata tranquilla nelle nostre camminate, passeggiata quasi direi oggi, perché abbiamo un percorso di un sentiero natura proposto dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Montefalterone e Campigna. Dove ci troviamo? Ci troviamo a Camaldoli, uno dei luoghi sicuramente anche più noti, più conosciuti, ma anche più interessanti per il senso di spiritualità che si vive attraverso queste grandi foreste, le foreste dell'abete bianco, le foreste che hanno curato i monaci camaldolesi, che piano piano si sono dedicati proprio a questa cultura, a questo nostro bosco, a questa nostra foresta, sostituendo addirittura tutte le altre piante con gli abeti bianchi. Ed ecco perché abbiamo, se fosse un vino, diremmo un'abetina in purezza. Ma tutto questo naturalmente ci porta a vivere in un modo molto facile quella che è la foresta di Camaldoli. E in questo caso perché? Perché abbiamo un percorso, il Sentiero Natura, che è di 1,8 km, un percorso che parte proprio al termine
del punto di informazione, del luogo dove si trova il punto di informazione del parco, e poi naturalmente con un giro d'anello ci riporterà attraversando la foresta e naturalmente raggiungendo il Castagno Miraglia a Camaldoli di nuovo. 1,8 km, un dislivello di 100 metri, un tempo di percorrenza di 2 ore. Ma la cosa bella è che il sentiero natura ti ricorda che cosa stai vedendo. E allora questo sentiero natura è dedicato proprio agli alberi, i grandi protagonisti del parco delle foreste nazionali Monte Falterona e Campigna e naturalmente le foreste casentinesi, e così ci ricorda questo punto numero uno, sapete che cosa? Che ci sono presenti i licheni, ci sono presenti i licheni e c'è naturalmente una vita che è diversa anche da quella degli alberi, ma è una vita che naturalmente quella che è la pietra, grande altra protagonista sempre del parco delle foreste casentinesi, e quelli che naturalmente sono anche gli alberi e il sottobosco sono presenti, licheni, le felci, insomma è tutto quello che c'è da guardare. Importante quando si cammina andare piano e avere occhi attenti a tutto quello che ci circonda, anche in basso, non soltanto in alto. E naturalmente questo è un percorso bellissimo che ci viene consigliato da aprile a novembre. Aprile è quando naturalmente la foresta si risveglia, quando si risveglia anche il sottobosco, a novembre quando i colori diventano importantissimi, i rossi, i gialli e poi naturalmente questi alberi che lasciano le loro nude mani così raggiungere il cielo alto, in questo grande senso di spiritualità che appunto anche fa. Mentre si cammina in questo sentiero natura del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterone e Campigna, è facile trovare anche i frutti dell'autunno. Pungono ancora, perché ancora naturalmente le castagne non sono cadute tutte e ancora la peglia non è diventata così secca. Ma ci troviamo in questo caso al percorso del sentiero natura numero 2 e della fermata. La fermata che ci ricorda che siamo in un'oasi di spiritualità. Qui nel 1025 arrivò un monaco di Ravenna, che era Romualdo, poi San Romualdo, e qui fondò naturalmente la congregazione. E creò anche naturalmente l'eremo di Camaldoli e poi anche il monastero. Ed è naturalmente su questa regola che si fonda ancora la vita monastica che ritroviamo qui in questi luoghi. La regola, tutto vige e tutto naturalmente si fonda su questa regola. Ogni giorno, ogni ora, ogni attimo. Ed è anche molto bello perché percorrere proprio questi luoghi ti fanno non soltanto essere una persona che ama il passeggio, che ama la camminata, che ama il trekking, ma ti ricorda anche che devi guardarti dentro. Girare in questo momento ci porta al numero 3, dove è il protagonista naturalmente è sempre l'albero, ma che albero, signori miei, guardate qua, è naturalmente l'abete bianco, protagonista e patrimonio proprio fondamentale delle nostre foreste, del parco delle foreste casentinesi Monte Falterone e Campigna, ma soprattutto è nel cuore anche dei monaci camaldolesi, ed è nel cuore, nel DNA anche nostro, che siamo naturalmente casentinesi. Un patrimonio eccezionale che ci è tramandato, che dobbiamo rispettare, dobbiamo naturalmente anche salvaguardare. Questa è la cosa importante. Grazie naturalmente all'opera dei monaci, grazie naturalmente a quello che l'uomo poi naturalmente ha fatto, ricordiamoci anche che le impalcature del Duomo di Firenze sono proprio state fatte grazie a quest'opera, grazie alle nostre foreste, grazie a questi splendidi monumenti che sono gli abeti bianchi. E rileggiamo alcuni versi tratti dalle regole della vita eremitica. Tu sarai abete per altezza di contemplazione. Il monaco, coltivando l'abete, aiutava se stesso a crescere nell'amore di Dio, essere protesi verso Dio nello splendore della cattedrale verde di Camaldoli.
e dopo naturalmente l'abeto bianco dei monaci camaldolesi, Nocciolo e Carpino. Nocciolo, il cui nome deriva dal greco elmo, pensando naturalmente all'involucro che ricopre il frutto, un legno adatto per bastoni e lavori al tornio, mentre invece il carpino bianco ha un nome che deriva dal certico, car legno e pen testa, ed è un legno adatto a fare i giochi per i buoi. E mentre camminiamo, la cosa più semplice da dire a un certo punto è ma questa la conosco, è una quercia. Sì, però col nome di quercia pensate che si indicano circa 600 specie che sono distribuite nel mondo e nel territorio del parco ce ne sono 5 specie diverse. Nel nostro sentiero troviamo il cerro e la roverella. Il cerro, insomma, un po' più grande proprio della roverella, con il legno che viene utilizzato per ardere, da carbone, e in passato veniva addirittura impiegato per le traversine della ferrovia, per le doghe per le botti e i raggi per le ruote. La roverella è un po' simile, un po' più piccola, un po' diverse anche le sue foglie, ma ha una particolarità in più: la sua ghianda piace molto agli animali, tant'è che i contadini nelle aie molto spesso mettevano a dimora delle roverelle, oggi grandissime querce che ancora vediamo. E tutto questo per dar da mangiare ai loro maiali. Passando sempre più avanti, incontriamo il punto di sosta 6, con un albero che conosciamo tutti quanti, il faggio, che deriva forse dal greco mangiare. I suoi frutti erano infatti utilizzati sin dai tempi dei romani come alimento per il bestiame e venivano anche tostati per ricavarne una sorta di caffè, anche se naturalmente il caffè di ghiande era più buono rispetto a tutti quanti gli altri. Pensate che se la pianta fosse isolata potrebbe svilupparsi con un'ampia chioma e diventare possente e maestoso, raggiungendo altezze anche superiori a 40 metri. Un legno veramente bello, impiegato da falegnami ed ebanisti. Ricomincia nella notte questa storia troppe volte, mi ha tirato botte, colpi bassi mentre vivo, che mi tolgono il respiro e mi danno la certezza che mi ostinerò a mancarti senza raddrizzare il tiro. Quante volte avremmo detto con fermezza che tra noi era finita, da domani ricomincia un'altra vita, tranne poi tornare dove siamo stati sempre certi di trovarci, siamo sempre stati forti, a lasciarci negli abbracci, a proteggerci dai sassi, a difenderci dagli altri, a lasciarci i nostri spazi, a toccare con un dito questo cielo che spalanca l'infinito. Quante volte ci ha deluso e quante volte ci ha sorriso. Come te che mi hai dato il mio giorno più bello nel mondo, l'ho vissuto con te. Solo tu mi hai donato un sorriso che nasce anche quando un motivo non c'è. E da quando c'è stato sembra schiudere tutte le porte, sembra schiuderle tutte le volte che sto con te. Arriva il vecchio castagneto. Nonostante sia perfettamente integrato nel paesaggio montano, è una formazione di origine artificiale, diffusa per i suoi frutti e il legno di qualità. Il castagno era l'albero del pane e la prosperità delle popolazioni montane era proprio legata all'andamento della raccolta del prezioso frutto. A partire dall'epoca romana, l'uomo ha progressivamente sostituito i querceti misti con le coltivazioni di castagno. Però del grande castagneto in cui ci troviamo ormai rimangono solo alcuni esemplari monumentali, vecchie ceppaie da cui si sono sviluppati vigorosi polloni e un rimbostimento di coniferi. Lasciamo che sia il tempo a cancellarci senza un gesto, far la fine dei graffiti abbandonati alle pareti, lentamente sgretolati dalla pioggia e dal calore, fino a quando c'è uno stronzo che passando li rimuove, senza avere la certezza di aver dato tutto, prima di mollare, di tagliare corto,
di imboccare quella strada senza più rimorso. Quando arriverà qualcuno che starà in mio posto, a lasciarci negli abbracci, a proteggerci dai sassi, a difenderci dagli altri, a lasciarci i nostri spazi, a toccare con un dito questo cielo che spalanca all'infinito. Quante volte ci ha deluso e quante volte ci ha sorriso. Come te che mi hai dato il mio giorno più bello del mondo, l'ho vissuto con te. È con te che ho iniziato il mio viaggio più bello nel mondo, io l'ho fatto con te. È un sorriso che è nato e sembra schiudere tutte le porte, sembra schiuderle tutte le volte che sto con te. Eravamo solo due perduti amanti. Entriamo nell'angolo del mondo primaverile del sentiero natura. Certo è che adesso non c'è fioritura, ma proprio nei boschi misti di latifoglie, nei mesi primaverili ci sono delle piante che hanno delle fioriture meravigliose. È il caso del ciliegio, è il caso del maggiociondolo. Maggiociondolo che ha il suo nome, che deriva proprio dai fiori, a forma di un lungo grappolo, fioriti in genere a maggio, amati prevalentemente da api e calabroni. Ma attenzione, il maggiociondolo è molto velenoso. Quasi tutte le sue parti contengono un alcaloide che è altamente tossico. Mentre invece il ciliegio, lo conosciamo tutti quanti, amiamo soprattutto i suoi frutti. Ma i frutti del ciliegio selvatico hanno un leggero retrogusto amarognolo che piace tantissimo a molte specie di uccelli. Sapete, il nome latino di questa specie, Prunus avium, vuol dire proprio ciliegio degli uccelli. Adesso è arrivato il momento di riconoscere le conifere. Pensate che, ad eccezione dell'abete bianco, del tasso, del ginepro, tutte le altre conifere presenti nel parco nazionale sono specie esotiche, estranee quindi al patrimonio vegetale originario di questa zona. Le diverse specie di pino, di cipresso, l'abete rosso, la douglasia, il larice, i cetri dell'Atlante e dell'Himalaya non sarebbero quindi naturalmente presenti nel territorio. È stato l'uomo che le ha portate, a partire dal secolo scorso e più intensamente negli ultimi 50 anni, soprattutto per sperimentare la loro resa economica in termini di selvicoltura, cioè proprio per l'uso poi. Da diversi anni però nessuna di queste specie, che è estranea proprio al territorio, viene immessa nelle foreste e gli interventi selvicolturali sono ora diretti al graduale ripristino delle componenti arboree che sono spontanee di questi nostri luoghi. Come te che mi hai dato il mio giorno più bello del mondo, l'ho vissuto con te. È con te che ho iniziato il mio viaggio più bello del mondo, io l'ho fatto con te. È un sorriso che è nato e sembra schiudere tutte le porte, sembra schiuderle tutte le volte che sto con te. Eravamo solo due perduti amanti, quando l'universo ha ricongiunto i punti, solo l'una caldo freddo in un secondo solo, quando finalmente riprendiamo il giro. È una sensazione che mi sembra nata, come se con me fossi sempre stata, come se ti avessi sempre conosciuta, ma la meraviglia è che ti ho incontrata. E se tu che mi hai dato i miei giorni più belli nel mondo, li ho vissuti con te. Solo tu mi hai donato un sorriso che nasce anche quando un motivo non c'è. Sembri schiudere tutte le porte, sembri schiuderle tutte le volte che sei con me. Sembri schiuderle tutte le volte che sto con te. E alle nostre spalle il castagno Miraglia, che conclude un po' questo nostro sentiero natura. Quanti anni ha? Nessuno lo sa. Qualcuno addirittura si avventura dicendo che ne possa avere addirittura 600.
Ma cosa possiamo dirvi? Se non che è inserito negli alberi monumentali della regione toscana, se non che veramente è un simbolo del nostro patrimonio forestale italiano. Tutto questo in una bella storia che adesso vogliamo raccontarvi. Fino a qualche decennio fa era presente in questa cavità di castagno viraglia un tavolino e due sedie. Vi erano state messe, oltre un secolo prima, dalla signora Elena, che era la moglie del comandante Miraglia, cioè il direttore del Ministero dell'Agricoltura. In estate, per vari anni di fine Ottocento, la signora Elena passava le sue giornate dedicandosi al ricamo nel fresco della cavità di questo grande castagno, e da qui il nome Castagno Miraglia. Difficile stimare l'età di questo famoso castagno, si possono ipotizzare 400-500 anni. Le grandi dimensioni del castagno Miraglia sono un diametro medio alla base di quasi 4 metri. Diminuisce poi di un metro circa all'altezza del petto dell'uomo, punto per convenzione utilizzato nella misurazione del diametro, o se vogliamo chiamarlo circonferenza delle piante. La sua altezza sfiora circa 20 metri. I castagni, tra l'altro, dobbiamo considerare che sono piante che non si alzano tanto rispetto ad altre, e poi, raggiunto una certa età, crescono più in proporzione in larghezza del fusto e dei rami che in altezza. La spaccatura sul tronco arriva a un'altezza di circa 10 metri. Questa profonda ferita però non ha influito più di tanto sulla vita, ma anche sulla vitalità del castagno Miraglia. Questo perché la linfa delle piante molte volte scorre per lo più nella parte esterna del tronco che nei rami. La profonda ferita che è presente nel castagno Miraglia da almeno un paio di secoli ha sicuramente influito sulla notorietà di questa pianta. Questo sentiero natura che abbiamo voluto fare ha un carattere anche un po' profano e ha cercato di raccontare di alcuni personaggi che da sempre hanno popolato questo luogo, gli alberi. Come questo castagno, come il castagno Miraglia. Il sentiero, in fin dei conti, è stata anche una piccola introduzione alla botanica, un po' per accendere in colui che cammina la voglia di riconoscere le tante forme di vita nella foresta, soprattutto. Educazione anche verso i più piccoli e rispetto verso l'ambiente. Scendendo verso Camaldoli ritroviamo lo stemma dei monaci camaldolesi, che raffigurano due colombi che stanno bevendo all'unico calice della fede, che rappresenta la coesistenza dell'esperienza dell'eramo e del monastero, equilibrio tra solitudine e vita in comune. Camaldoli è quindi forse il luogo più famoso del parco per l'elevato valore naturale e spirituale della foresta e del millenario insediamento monastico. Siamo stati insieme in questo percorso Natura di Camaldoli, spero che qualcuno di voi faccia proprio questo percorso anche in questo periodo che è sempre molto bello, anche se molti di voi forse l'hanno fatto per andare ad ammirare il castagno Miraglia, magari passando direttamente dalla forestale. Fate tutto l'anello, che è veramente interessante. Qui invece ci sono i tronchi che sono depositati qui al cancellino, sono i tronchi proprio degli alberi delle nostre foreste, una buona gestione veramente forestale nella formula della selvicoltura naturalistica, quindi diradamenti che vengono fatti nel modo più corretto. E poi naturalmente, come avete visto nel nostro percorso, ci sono alberi invece che vengono lasciati proprio lì a morire, chiamiamoli, ma sono alberi che magari per problemi naturalistici come fulmini, come naturalmente spesse volte anche i venti forti che sono arrivati, le trombe d'aria, che purtroppo li hanno proprio devastati. E adesso? Adesso si cambia, adesso si sorride, adesso siamo insieme a tantissimi amici, adesso si va a vivere una giornata nel castagneto, che quest'anno i castagneti sono stati un po' avari con tutti, anche nella zona di Camaldoli, piccolissime proprio le castagne. E adesso scopriamo come naturalmente si fanno gli innesti per i marroni, se ancora naturalmente ci sono ancora giovani,
giovani, non giovanissimi, che hanno ancora voglia di coltivare il castagno perché è una bella fatica, e poi naturalmente anche il fatto proprio così di scoprire i racconti e i ricordi di ieri. Vissuti però in questo caso, in questa bella festa che ci porta così a scoprire Antonio Volpe, nella zona quindi di Pratovecchio, di Lonnano, quindi di Valagnesi, perché loro sono un po' di tutte queste zone le persone che incontreremo e che ci faranno così ricordare questa vita vissuta in una maniera molto più tranquilla, come dicono loro, anzi senza telefonini, senza niente, però una bella vita, soprattutto è vero, di tribolazioni, perché qualche volta mancava anche da mangiare, ma anche di tanti sorrisi, perché esisteva la solidarietà tra le famiglie, l'aiuto, proprio l'autoaiuto, come si dice oggi spesse volte quando se ne parla. Erano paroloni che allora non si usavano, si andava soltanto a dare una mano, che poi si sapeva benissimo che quella mano, il giorno che uno ne avesse avuto bisogno, sarebbe anche ritornata nei propri confronti. Andiamo con Antonio Volpe, in questo caso festa al Castagneto in Val di Pereta. Qui c'è una festa, c'è una massa di parenti, una massa di amici. Una volta questa festa la si ripeteva tutti i giorni, perché qui c'erano 4-5 famiglie che campavano delle castagne, del gran turco, dei prodotti della terra. E qui dal 15 di settembre fino a novembre, quasi fine novembre, c'era 4-5 famiglie che tutte le mattine si alzavano presto, venivano qui a raccogliere le castagne. Qua giù c'erano 4-5 giovani, qui anzi 3-4 su, ma c'erano anche tante belle ragazze e tanti bei giovanotti, addirittura fidanzati fra di loro. A mezzogiorno ci si ritrovava tutti insieme qui a mangiare, si faceva le ballotte, poi si faceva le bruciate, poi si ritornava a ricercare le castagne. Quando pioveva era più bella ancora, perché qui ci sono due capanni, ci si metteva dentro a quei due capanni, si diceva le barzellette, si diceva tutte le bischerate del paese, e si passava le giornate belle, senza correre, senza tribolazioni, senza macchine, senza computer, senza telefonini. Qui non pigliava nulla, qui si pigliava il sole e basta. Ci sono le castagne? Sì, qualcuna. Qualche marrone, va. Ma si è appena iniziato. Ma quest'anno con questo tempo, con questo clima, ce n'è poche punte, che è piovuto pochissimo, quindi la pianta ha sofferto, i ricci sono piccini, le castagne ce ne poche. Oh, vediamo un po' di raccogliere qualcosa. Piccoline, guarda, c'è sti vuoti. Tanto non c'è nulla, la siccità l'ha rovinati questi castagni. Addirittura parecchi erano secchi e qualcuno si sta seccando ancora. In ogni modo ci sono ancora i giovani come questo qui che ci tengono a queste castagnette, e questo mi fa veramente piacere. Stanno innestando dei nuovi marroni, ce n'è una decina che si vedono qui. Qui siamo nel Parco Nazionale. Purtroppo quando c'è la siccità e ci sono gli animali, però dai, qualcosa ci rendono, qualcosa ci risargiscono, poi è bello anche il parco, dai, si vede qua su, stamattina si sentiva il bramito dei cervi ed è una bella compagnia. Cosa ti ricordano questi castagni? Mi ricordano la giovinezza prima di tutto, la gioventù giovane, da bambina, perché io venivo qua quando avevo 8 anni e poi ho seguitato fino a 14 anni a venire, che poi dopo siamo partiti per andare a Firenze tutti. Mi ricordo che si partiva la mattina con un paniere dove dentro avevamo 2 fette di pane con le ballotte e un grappolo d'uva, che ce lo portava la signora di Lonnano, che si chiamava la mamma, come si chiama la mamma di Valerio? Giancarlo. Insomma, loro ci portava questa uva bianca e si mangiava questo pane
e si faceva un secchio di pallotti a mezzogiorno e si mangiavano laggiù a quel capanno di sotto e si raccattava queste castagne tutto il giorno, si lasciavano lì, poi con il ciuco venivano a prenderle. L'ultimo anno che sono rimasta qui io, la mia sorella non c'era più, sono venuta a raccattare. Sono andata a raccattare queste castagne giù in fondo al fosso e sono l'ho portate 8 kg fino a Valagnesi a piedi. Sono andata. Non posso raccontare tutto perché mi viene da piangere, ho troppi ricordi. Ricordi belli e ora sono ricordi tristi. Quelli che ci sono. Oggi è una bellissima giornata per me perché siamo qui in compagnia di amici che sono veramente amici da tanti anni. Allora, gli ho portato anche le vecchie grappette per raccogliere le castagne, i panieri quelli fatti di una volta. Ma le donne non si vedono ancora, cosa fanno le donne? Le donne stanno facendo tortelli. Perché la festa va sempre ricompensata in qualche modo, quindi stanno preparando i tortelli per tutti. Farina del mulino Grifoni a pietra, macinata a pietra, tutto casentino. Come è andata la raccolta delle castagne? Per ora, balorda per ora, siamo arrivati ora. L'unico che lavora sono io, quei lati tutti vagabondi sono tutti pronti a mangiare. Guarda là, qua, guarda là, ti gira. A guardare. Questi castagni l'ho innestato io questa primavera. Ho fatto un tipo di innesto a corona su una base abbastanza alta perché sennò i cervi li sciupano. Quindi ho prediletto questo sistema di tagliare abbastanza alto e innestare sopra in modo che qui dentro il parco, che siccome ci sono tanti cervi, tanti animali, in questa maniera non arrivano a sciuparli. Ebbene. Ah, guarda che, guarda, quello lì l'ha fatto 3 metri di buttata. Ah, è vero. Ma qui va a tagliare. No, questa è un'altra cosa, dopo ti dico. Allora, questo invece è un'altra prova che sto facendo, sempre tipo il sistema che ho detto prima, soltanto che invece di annestarlo direttamente ho fatto fare questi ributti e l'annesto la prossima primavera, cioè la primavera che viene, con l'innesto a spacco inglese, perché a spacco inglese è un innesto che non si sciupa, mentre quello lì a corona è soggetto con il vento a temporali a sciancarsi e quindi a rovinarsi. Questo qui è un sistema di innesto molto più sicuro. Una volta attecchito praticamente non si rompe più e quindi sto facendo questa prova, non so se mi riesce, una prova che sto facendo da quest'anno, insomma. Ho trovato molto cambiato questo posto. Prima eravamo come tutta una famiglia, lei, è vero? Ci si portava la mattina, io portavo il pane con l'olio e la suocera portava il grappolo dell'uva bianca perché erano contadini loro. Era una gioia. Arriviamo e facevamo questo secchio con le pallotte, a mezzogiorno ci si invitava tutti lì a mangiare queste pallotte, io, lei, sua suocera, sì. E la zia, come si chiamava quell'altra? Zia Giulia. Quell'altra, sì. Che la si sposò con me, sì. Insomma, tutti insieme. Tutti insieme, Charles, e ora qua su. C'era Liliana. E ora non c'è rimasto nessuno. Maurizio. Io sono abituata a farli per 5, per 6 persone. La mettono anche in quell'altro, Maurizio, sta buttando.
È finita, Antonio? Si mangia bene, si beve il buon vino del Casentino, tu sei il campione. Dove vai la porti vittoria, anche la squadra che gioca al pallone. In ogni campo si empie di gloria e la scottiglia non ha paragone. Se la mangi un ti viene ma noia, tortelle al forno non ne parliamo. Gridiamo in coro e viva Lornano! Lornano sei la culla della gioventù. Lornano se ci vieni non ricordiamo. Antonio! Prima di tutto si veniva e si raccattavano quelle selvatiche, sono raggiolane, ora come le volete chiamare voi, e si seccavano, si faceva il seccatoio. Poi si raccattavano i marroni e si facevano due scelte. Si facevano la scelta per venderle, quelle migliori, e quelle altre si tenevano per noi per mangiare, perché purtroppo allora si mangiava altro che polenta e castagne o arrosto o lesse tutti i giorni, mattina o sera, sempre. E qui si veniva di là a prendere tutto questo, qui questo era il nostro appezzamento, dove si veniva e ci si trovava sempre, come vi ho già detto prima, e si mangiava castagne.